Cristina, siamo all'ultimo chilometro di quanti? Cosa saranno? 2000? Ma io ho fatto un po' di calcoli, più o meno sono tra i 2100 e 2150, perché essendoci diverse possibilità di percorso, comunque ho scelto alcune un po' più lunghe e alcune un po' più brevi. Quindi ho fatto un calcolo veramente su 2100, tipo 2150. Che giorno sei partita da Canterbury? Allora, sono partita il 1° luglio. Quindi sì, totale... Vabbè, ho fatto qualche giorno di pausa, tipo di 2 o 3 giorni, un po' qua e là, e in totale però ho fatto 78 tappe, 78 giorni di cammino. Ma ci picchi, hai battuto Sigerico di 2 tappe. Ah sì? Vabbè. Quindi ne ha fatte 80. Mi fa piacere, ma una volta ho fatto una tappa di 40 km, una volta di 47. Ho capito. E questo perché mancavano gli alloggi sul percorso, e lo voglio sottolineare. Qua siamo tra l'altro di fronte a un luogo storico che è l'osteria in cui i pellegrini si fermavano già nel Medioevo a mangiare. E il ricordo più bello e quello più brutto? Ma mi prendi molto alla sprovvista in questa cosa, perché tutta la via per me è un ricordo bello. Il ricordo non tanto sulla via quanto le emozioni che ho passato sulla via, forse sono quelle che vale la pena raccontare. Chiaramente i ricordi più brutti sulla via sono quelli nel momento in cui ho ricordato, vabbè, mio padre, la morte di mio padre in alcune situazioni, e quindi ho legato forse il ricordo con alcune tappe che ho sentito un pochino più difficoltose. Il ricordo più bello comunque ce l'ho con le persone che ho incontrato, alcune persone che mi hanno dato ospitalità, le persone che comunque mi hanno seguito durante questo viaggio. Sia a livello fisico, e quindi le persone che sono venute ad accompagnarmi in alcune tappe, e anche le persone invece che mi hanno seguito tramite internet, tramite il blog, mi hanno mandato tantissime email, tantissimo conforto, tantissimo aiuto e sostegno morale, veramente, che mi ha aiutato ad andare avanti fino ad oggi con il sorriso sulle labbra. Fisicamente hai avuto dei momenti difficili? Ma no, mi vanto di dire che non ho avuto grossi problemi, se non un pochino di dolore sulle piante dei piedi, ma evidente sforzo ci sta, insomma, ma nient'altro. Comunque non era assolutamente il primo cammino che facevi, no? No, non è il primo cammino, ne ho già fatti altri 4 in Spagna, sempre diciamo sopra i 900 km ognuno. Però mai così lungo? No, mai così lungo, questo è il primo dove ho superato i 2000 km, sì. E pensi che lo rifarai, un cammino del genere? Penso che ne rifarò tanti di cammini del genere. Hai già pensato? Anche molto più lunghi. Hai già pensato a un cammino in particolare che vorresti fare? Ma a me piacerebbe partire dalla Polonia, da Cracovia, attraversare l'Europa e andare fino a Santiago, quello sì. È un sogno che ho nel cassetto e... soldi permettendo, spero di riuscire a realizzarlo il più presto possibile. Adesso ti trovi scaraventata nel caos della città. Una tragedia. Quindi, ecco, una tragedia. Come sarà il ritorno della vita nella vita normale? Ma tendenzialmente non lo so, perché una vita normale non è che ce l'ho attualmente. Nel senso che comunque mi piace viaggiare, vado in giro abbastanza spesso, e anche quando decido di stabilirmi in alcuni posti si tratta solo di qualche mese, non ho una mia vita, diciamo, che tutti chiamano appunto normale. A parte che cos'è la normalità, io ancora devo capirlo.